Quali sono le malattie che si possono prendere dalle zecche? Quali sono le malattie che si possono prendere dalle zecche e quali avvertenze avere quando si trova una zecca sul proprio cane e come toglierla? Le zecche sono animali molto particolari. Quando pungono e quando si attaccano alla pelle per succhiare il sangue, hanno una sostanza anestetica sul loro becco e quindi il problema è che né il cane né l'uomo le sente quando sono attaccate. È molto importante evitare di essere punti dalla zecca che leviamo dal cane, quindi è fondamentale utilizzare una pinzetta per le sopracciglia, e nel momento in cui le identifichiamo sul cane, proprio afferrare la zecca tra le valve della pinzetta e toglierla con la pinzetta senza toccarla con le mani, perché la zecca, come punge il cane, potrebbe pungere anche l'uomo, e le stesse malattie che si attaccano al cane potrebbero essere attaccate anche all'uomo. E mi riferisco in particolare alle erlichiosi, alle rickettsiosi e alle babesiosi, che sono le tre malattie più frequentemente riscontrate nelle malattie da zecca. È fondamentale, quando poi leviamo la zecca, metterla in un pantuflo di cotone imbevuto di alcol e poi buttarla proprio nel gabinetto, se è possibile, tirando l'acqua, perché hanno una sopravvivenza nell'ambiente veramente notevole, e il rischio poi di ritrovarla in casa, che se l'abbiamo buttata semplicemente nella spazzatura. Ultima cosa che voglio dire è che non è vero, come molti mi chiedono, che a volte togliendo la zecca rimane dentro la testa. Ecco, questa è una cosa che non succede mai. Se anche rimane un pezzetto di testa della zecca dentro della pelle del cane, ovviamente levando il corpo la zecca evidentemente muore, e poi successivamente la testa tende a cadere insieme alla crosta che si forma per la morsicatura della zecca. Grazie, sono Elena Iommi, esperto veterinario Bow Boys, e ci vediamo al prossimo clip. Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.bowboys.tv. Potrai fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti.